peccati. Abbiamo bisogno tutti di guarigione, che sia fisica, mentale, spirituale, qualunque cosa. Noi siamo qui con umiltà e vogliamo ricantare questo cantico. Sì. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Guariscimi, guariscimi, Signore. Signor. Guariscimi, guariscimi. Questa domenica ti adoriamo, ti adoriamo, ti adoriamo. Cantiamo un altro cantico, stiamo aspettando ancora. Qualcuno arrivi? 25. 25. Vogliamo cantare 25. 25. Gloria a Gesù. Gesù, 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 nome prezioso.
Come dice bene questo cantico, non possiamo fare a meno di te. Senza di te siamo perduti, Signore, perché in questo mondo ormai vive l'arroganza, la superbia, la critica e quant'altro. Ma noi ancora questa mattina ci rifugiamo all'ombra delle tue ali, ci rifugiamo in te, o Gesù, che ci hai fatto del bene già nel passato. E certamente ce lo farai ancora quest'oggi e domani, finché tu ritornerai dal cielo. Signore, questa mattina siamo con umiltà qui, in questo luogo. Signore, ti preghiamo per gli assenti in quest'oggi. Signore, raggiungili con la tua grazia. E ancora una volta, Signore, raggiungi quanti sono perseguitati a causa dell'Evangelo. Amen. E in questi tempi così difficili c'è tanta gente disperata. Udiamo anche persone che si vogliono suicidare, è una parola terribile questa. Oddio, metti il freno, metti la tua benedizione nei cuori disperati. Signore, opera potentemente nel nome di Gesù Cristo, affinché la tua gloria sia manifestata ancora. Stai con noi stamattina in questo breve culto di lode e di adorazione, stai con noi e benedici l'uno all'altro, e vogliamo dire l'uno all'altro: fratello, sorella, ti amo nell'amore del Signore. Amen. Grazie Signore, nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria a Dio. Cantico 132 cantiamo. Cantico 138, cantiamo 28.
ci separerà dall'amore? Chi ci separerà dall'amore tu, dall'amore tu? Chi ci separerà dall'amore tu, dall'amore tu? Perché in questi giorni possiamo affermare con la parola che nessuno ci separerà dall'amore di Cristo. Amen. Perché i venti negativi, le cose brutte ce ne sono fin troppe, ma noi abbiamo fiducia nel Signore, abbiamo fede in Dio, fede in Cristo e fede nello Spirito Santo. Amen. Faith in Jesus, in inglese qualche parola. Alleluia, fede in Gesù. Aspetta, non sempre tutti i cantici, piano piano, gloria a Dio. Sì, prego, porta il microfono a Elisabetta. Aspetta, aspetta, dillo al microfono un attimo soltanto, così non ti sentono, se no. Prego. Pace a tutti, volevo chiedervi se potete pregare per me, il mio ginocchio, per i vari psicofarmaci che prendo non mi fanno stare bene, e volevo che pregavate anche per un'amica mia che sta rinchiusa in una struttura da anni, insomma 28 anni sta rinchiusa. Gloria a Dio. E vorrebbe uscire da questa situazione. E vi chiedo se potete pregare per loro. Amen, amen. Sì, vogliamo pregare per questi casi generali, ci sono molti malati anche a livello mentale, purtroppo anche spirituale. C'era la Concetta la seconda domenica, visto che Vittoria, gloria a Dio, la seconda domenica che sei qui con noi, siamo grati a Dio e riconoscenti per questa opportunità. Bene, vogliamo cantare un altro cantico? 92. Salutiamo quanti ci seguono nel web, lo dico come cronaca, mercoledì scorso abbiamo raggiunto numeri molto alti, qualche migliaio di persone ci hanno seguito, io rimango stupiti, noi siamo una piccola chiesa eppure hanno piacere di seguirci. Dio vi benedica anche quest'oggi, non so quanti siete, ma il Signore vi benedica. Allora, cantiamo il 92. Poiché sei l'eccelso Signore su tutta la terra. Poiché sei l'eccelso Signore su tutta la terra. Sopra di ogni Dio, poiché sei l'eccelso
sei l'eccelso Signor su tutta la terra. Tu sei innalzato al di sopra di ogni Dio. Gloria a Dio, non vi vergognate di lodare il Signore, benedirlo. Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome. E voglio dare un saluto a un fratello che sta seguendo. Siamo amici da molti anni, fratello Gigi, Luigi, e ci siamo sempre voluti bene. Poi le nostre strade si sono divise, ma ora l'amore di Cristo ci ha riportati vicini anche tramite Facebook, ha mandato dei saluti. Questo per dirvi che a volte nella vita cristiana magari uno va da una parte, uno va dall'altra, ma poi alla fine, quando c'è del buono, quando c'è del buono nell'amicizia cristiana, ci si rincontra. Gloria a Dio. E io sento che il fratello Gigi mi ama come una volta, io lo amo nell'amore di Cristo Gesù. Benedetto sia il nome del Signore. Voglio dirvi qualcosa, ed è importante perché i tempi non sono facili. C'è una fratellanza, c'è una parte di credenti che amano il Signore e amano i fratelli con sincerità. Non con ipocrisia, dire ti voglio bene, sì, ma poi dopo alle spalle... No, c'è una fratellanza che ama, che ama, che ama, che ama. Gloria a Dio. I comandamenti sono due, non sono tanti. La gente studia la Bibbia, ma studia male. Gesù disse al fariseo qual è, il fariseo dice qual è la cosa migliore. Il Signore disse ama Dio con tutta la tua mente, il tuo cuore, l'anima tua e tutto il tuo essere, e ama il tuo prossimo come te stesso. Gloria a Dio. Questi due sono il centro. La gente si dimentica, ma noi vogliamo amarci, amarci con tutto il cuore. E poi chi non ci ama, sono problemi loro. Pazienza. Dico fuori, non qui, qui ci vogliamo bene, ma se qualcuno di fuori non ci ama, pazienza. Va bene. Allora, cantiamo un altro cantico. Fratello Giovanni? Due dini di lode, hai fatto bene perché ce l'avevo in mente, onoriamo la parola del Vangelo. Numero due, sì, grazie fratello Giovanni. Questa è tutta verità, che con te ti
Grazie fratello Giovanni per questo bellissimo cantico. Gloria a Dio. Lo onoriamo il Signore e la parola di Dio. La parola di Dio. Beh, cantiamo il numero uno, visto che sto in questo settore tecnico. Numero uno, siamo per grazia davanti a te, nella tua casa, o Re dei Re. Questa è la casa del Signore, non le mura, attenti, no, questo mai, ma perché i credenti sono riuniti e Gesù è in mezzo a loro. Quindi con grande rispetto di Dio. Gloria a Gesù, gloria a Gesù. Numero uno. Cantiamo. Siamo per grazia davanti a te. Adesso mi ha scritto la sorella Rita che si è trasferito in Germania, ci manca questa mattina, ma aveva bisogno di andare lì, è arrivata. Amen. È arrivata sana e salva con il pullman, e ringraziamo il Dio per questo, è vero? Amen. Gloria a Dio, ringraziamo il Signore anche per questo. Bene, chi vuole ringraziare il Signore? Se no cantiamo soltanto qualche parola di ringraziamento. Il Signore non ha bisogno di prediche, anzi so brevi, poche parole di ringraziamento al Signore. Benediciamolo, gloria a Dio, gloria a Dio. Grazie Signore. Sorella Rita, prego, il microfono.
Pace a tutti, buona domenica e ringraziamo sempre Dio, perché Dio ci aiuta a vivere, perché vivere è difficile, io lo dico sempre, o almeno è per me così, ma non credo, perché le difficoltà penso che le affrontiamo un po' tutti. E quindi Dio ci dà la mano, ci aiuta, ci tira su. Quando siamo giù, Lui ci tira su. Perché non c'è altra forza che faccia questo, non esiste niente, solo Lui. E io lo sento proprio a pelle questa cosa. Perché io delle volte non ce la faccio, non ce la faccio nella giornata, nella vita, nei pensieri. E purtroppo Lui ci tira su. Ci dà quella forza ad andare avanti, ad affrontare la giornata, e questo lo fa con tutti Gesù. Non lo fa solo con me, non lo fa solo con me, lo fa con tutti. È che forse siamo distratti, non ci accorgiamo di quanto Lui ci aiuta e ci sta vicino, amen, veramente amen. Tanto. Perché se no non si vive così, senza Dio non si vive, senza Gesù non si va da nessuna parte. Verissimo, io lo dico sempre, perché la vita è difficile, il mondo è diventato difficile, ci sono molti problemi, ma gravi, gravi, pesanti, e ci sono molti malati negli ospedali, non ce lo scordiamo mai, che noi che siamo qui siamo bene. E chi sta all'ospedale sta peggio di noi, ma Dio l'aiuterà, Dio vede tutto e tutti vede, tutti. E io dico veramente che lo voglio ringraziare per Veronica, lo voglio ringraziare per me, perché se no io non ero viva fino adesso, sì. Perché non ce la faccio, io sono sincera, non ce la faccio. Però Lui mi dà tanta forza. Gloria e a Dio. Niente, mi alzo la mattina e faccio quello che devo fare, anche a grande sacrificio, però mi aiuta, mi sento quella spinta proprio, perché se no non ce la farei, sono molto debole io e purtroppo sono fatta così, non lo so, ecco. Comunque ringraziamo sempre, portiamo veramente giustizia a Dio per la sua parola vera, per il suo Vangelo, per il suo tutto il cielo proprio, che ci ha reso redenti, mentre gli altri non sanno di questa cosa, e noi lo dobbiamo dire a chi si incontra, con chi ci abbiamo a che fare, che Dio è grande, fa cose grandi, noi non facciamo niente senza di Lui, niente. Quindi io ringrazio Dio veramente per Veronica che me la sta guarendo, per me che mi dà forza nella vita, perché ho avuto tante disgrazie, insomma. Però Dio mi ha aiutato, mi ha fatto sempre sorridere. Grazie. E quindi grazie veramente al cielo, tutto il cielo, gli angeli, Dio, tutto. E grazie per la terra che ci ha dato una madre terra veramente bella. Noi l'abbiamo rovinata. Ma Lui ce l'ha data bella e buona, ecco, è fertile e tutto. Invece l'uomo, la mano d'uomo, dove ha aggiustato, dove ha rovinato. E purtroppo Dio ci aiuterà, come ci ha aiutato fino adesso, ad andare avanti. Perché la vita è difficile, ci sono tanti problemi e tante malattie. E quindi dobbiamo chiedere l'aiuto alla fonte, a Dio Padre, gloria dobbiamo Dio. Credere, aiuto proprio, perché se no non ce se la fa, ve lo dico proprio con tutto il cuore, veramente. Comunque vi ringrazio, fratelli e sorelle, io vi voglio tanto bene, e prego per il pastore che Dio l'aiuti, che lui ha bisogno da portasse pecore all'ovile, ok? Grazie. Niente, buona domenica e che Dio sia lodato in eterno, da oggi amen. In eterno, amen, amen, grazie, amen. Grazie. Allora, aspetta sorella cara, c'è la sorella Rita che ci sta seguendo dalla Germania e chiede il cantico Padre, glielo vogliamo cantare insieme? E lei sicuramente è la nostra cara Rita che cantava qui, ma canterà lì in Germania, gloria a Dio. C'è questo connubio, ha scritto adesso, Padre, saluta tutti, saluto tutti. Grazie. Noi nell'amore del Signore. Grazie. Cantiamo il cantico Padre. Gloria a Dio. Sono belli questi collegamenti, sono belli questi saluti in diretta, sì. Fanno piacere.
Gloria a Dio. Padre, posso dire solo questo. Quando penso a ciò che fai, ogni istante tu per me. Gloria a Dio. Alleluia. Padre, che mi svegli la mattina. Passi miei, Padre, guardo un bimbo e vedo te, guardo un fiore e scopro che ci sei tu, sempre tu, sempre qui. Non è un sogno, ci sei tu, per le strade tra la gente. Di più.
Alleluia, alleluia. Padre, 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 gloria a Dio. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Ti adoriamo, Signore, ti adoriamo. Ti benediciamo, Signore. Te la gloria. Te la gloria. Momento è difficile, Signore, tu sei sempre con me, Signore. Alleluia. Ma tante volte, Signore, sono debole davanti a te, Signore, non ho le forze, Signore, di superarlo, Signore, ma tu, Signore, sei il Dio dell'onnipotente e mi rafforza e mi fortifichi nella fede in Cristo il tuo figliolo. Grazie, Signore, rimane con noi, Signore, dimora nei nostri cuore, Signore, dimora con tutta questa comunità, Signore, sì, sì. Benedicele, Signore, uno. Grazie. Per uno davanti a te, Signore, perché abbiamo tutti bisogno di te, Signore, non c'è nessuno che non ha bisogno di te, Signore. A Giuseppe, Signore, davanti a te, Signore, che c'ha dei momenti difficili, oh, Signore, tu lo conosci, lo sai, Signore, apri il suo cuore alla tua parola. Gloria, Signore, benedicelo, Signore. Aiutalo, sostienelo, Signore. Grazie. Perché tu, Signore, sei il nostro Dio, il nostro aiuto, Signore. Ogni cosa appartiene a te, Signore. Tu hai dato Gesù a morire sulla croce per i nostri peccati, oh Signore. Hai detto tutto è compiuto sulla croce, oh Signore. Tu hai compiuto tutto per noi, oh Signore. Grazie, grazie, grazie. A te rendo lode e gloria e adorazione, Signore, in Cristo Gesù. Che benedetto in eterno. Alleluia, gloria a Dio. Grazie Signore, ti benediciamo e ti esaltiamo. Te la lode, la gloria e l'onore. Gloria a Dio. Gloria a Dio, gloria a Dio. Signore meraviglioso tu sei. A te la grazia, la benedizione e la lode. Vogliamo pregare per le sorelle che vengono da Cuba, credo che questa mattina sono mancate perché ieri hanno perduto il papà in Cuba. Sì, preghiamo anche per tuo marito, sì, adesso facciamo una preghiera. Quindi queste sorelle hanno perduto ieri il papà a Cuba, quindi la lontananza è tutto, credo che saranno abbastanza tristi stamane. Vogliamo pregare per loro adesso? Signore, ti presentiamo davanti a te queste care sorelle che hanno perduto il papà. Tu soltanto puoi lenire il loro dolore. L'ho sentite, la sorella Elzida piangeva al telefono ieri. Oh Dio, intervieni, Signore, raggiungili con la tua grazia. Noi possiamo capire che chi ha perduto i genitori sa cosa significa. Signore, lenisci il loro cuore, benedicili questa mattina, Signore. Ancora il marito della sorella Concetta, Signore, intervieni con potenza su questo caro, Signore. Liberalo nel nome potente di Gesù Cristo, per mezzo del sangue dell'agnello, libera questo caro affinché la sorella possa venire in chiesa e liberamente, dando gloria e onore. Signore, le nostre preghiere le facciamo non per noi, non per i nostri meriti. Non abbiamo nessun merito, ma soltanto nel nome potente di Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Vogliamo andare alla parola del Signore? Non voglio stancarvi. Sapete, in alcune chiese, molte chiese, per regola fanno un'ora di culto. Così ho sentito dire. Noi invece a volte andiamo di più. Andiamo di più. E comunque, al di là di quello che fanno gli altri, noi non ci interessa, preghiamo gli uni per gli altri. Come ho detto mercoledì, c'è un sistema di lettura della parola di Dio che è quello sistematico. Mercoledì è stato molto bello, non per quello che ho detto io.
Voglio dirlo anche di domenica, prendere dei passi qua e là dalla Bibbia è buono, ma è più formativo, questo dalla scuola biblica, dagli studi che abbiamo fatto, che studiare la parola passo passo. Prendi Matteo, inizi dal capitolo 1 e cominci a studiare, poi 2, 3, 4. E questo mi sta succedendo a me, non sono io che ci ho pensato, no, voi mi conoscete, io non mi lascio trasportare dai sentimenti, ma il Signore mi ha fermato su Matteo. E stamattina abbiamo un passo bellissimo che spero vogliate seguire, Matteo capitolo 8, capitolo 8, dal verso 5. Matteo capitolo 8, dal verso 5. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui pregandolo e dicendolo: Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo. Gesù gli disse: io verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anche io sono un uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno va ed egli va, e un altro viene ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: io vi dico in verità che nessuno in Israele ho trovato una fede così grande, e io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori, là ci sarà il pianto e stridor di denti. Gesù disse al centurione: va e ti sia fatto come hai creduto. E il servitore fu guarito in quella stessa ora. Gloria a Dio. Questo è un passo. Ci sono stati fatti dei bellissimi cantici che abbiamo anche cantato. È veramente emozionante e toccante, perché qui si sta parlando di un uomo romano, un soldato, un centurione. Sapete che i romani erano persone dure? Sapete che i romani erano energici e anche un po' cattivi? E questo centurione, che era una persona importante, è scritto che venne a Gesù. Gloria a Dio! Già questo a me mi dà consolazione, perché non ha importanza quello che uno è. Il centurione era, ripeto, una persona importante. Noi non siamo nessuno. E ci sono di quelli fuori che dicono che noi non siamo nessuno. Bene, grazie, lo sapevamo già, proprio questi giorni, sì, lo sapevamo già fuori, voi siete bravi, sì, lo sapevamo già, il diavolo già ci ha detto che noi non valiamo nulla, ma per grazia noi siamo qui, perché siamo figli di Dio, piaccia o non piaccia. E il centurione va dal Signore e, pregandolo, guardate che per un romano, un soldato, chiedere aiuto a qualche altro non è una cosa facile. Ma il centurione va da Gesù e dice: guarda, io c'ho il mio servo che è paralitico e soffre moltissimo. Signore,
Questa mattina io vengo a te perché c'ho un problema particolare. Signore, io vengo a te al di là di quello che noi siamo, ma vengo a te perché c'ho un problema, qualunque sia. E la cosa che mi piace subito, Gesù all'istante disse, Gesù gli disse: io verrò e lo guarirò. Vedete che il Signore non ha riguardo alle persone. Gesù poteva dire: tu sei un soldato romano, tu stai oppressando il popolo di Israele, quindi io con te non voglio niente a che fare. Io non sono venuto per te, ma per il mio popolo. Ma Gesù non ha riguardo alle persone. E questo è il dolente, dolorosa situazione ancora di oggi. Persone di fuori, cristiane che si definiscono cristiane, che non fanno altro che puntare il dito. L'abbiamo detto mercoledì, ma non pensavo che poi dopo mi arrivasse la conferma. Puntare il dito l'uno verso l'altro. Quelli lì, non andare lì, no, per carità. Non andare nella chiesa di via Giuseppe Motta 32, non ci andare. Pensate che non succede, sta succedendo. Non andare. Ma il Signore non ha riguardo a questo. Oh, gloria a Dio, il centurione viene accolto dal Signore, dice: io verrò e lo guarirò. Gesù viene anche in questa chiesa, via Giuseppe Motta 32, viene per benedirci anche questa mattina, gloria a Dio. E siamo mancanti, insufficienti, ok, benissimo, ma io preferisco, come Davide disse un giorno, aveva fatto un problema, aveva creato un problema, e Dio gli disse: vieni, vieni Davide, vieni, vieni. Che preferisci, cadere nelle mani degli uomini o nelle mani di Dio? E Davide non ci pensò neanche due volte, subito disse: per carità, meglio cadere nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini. E questa è la verità. Fratelli e sorelle, noi ci confrontiamo con Dio, gloria a Dio. Io questa mattina non mi sento perfetto, non mi sento mancante, ma io mi confronto con Dio. Ha detto bene fratello François. E vi ricordate un po' di tempo fa, quando venne il fratello Giuseppe Antonelli, il nostro caro fratello pastore, che verranno ancora insieme alla sorella Ines, disse di non avere niente a che fare con quelli che fanno maldicenza e parlano male. Lui fu duro quella domenica, non so se vi ricordate. Io rimasi, ebbe la franchezza, perché un caro fratello dice: allontanate le persone che parlano male o di voi o degli altri, via, sciò, lontano. Noi vogliamo la positività, Gesù, vogliamo. E Gesù disse: io vengo a casa tua. Ma come, questo è un soldato romano? Ma pensate, nel testo non c'è scritto in buona sostanza, ma pensate che i farisei, i religiosi che erano lì, che vedevano, non hanno detto: guarda un po', Gesù va da questo romano che ci oppressa. Ah, ma chi è questo Gesù? Che si dispone, ma che strano! Oh, stamattina mi vengono tanti pensieri, ma penso di cercare di stringere. Quanto a volte sentiamo anche di fuori, ripeto, di fuori, grazie a Dio, non qui, fuori: ti pare che il Signore vada quello? Vada proprio da quello lì. Giuseppe Tramentozzi, ti pare vada quello? O da Sandra, dico il nome qui, dico i vostri nomi, Rita, ti pare che vada quello? Voi pensate che non sta succedendo? Sta succedendo, non voglio dire di più. Voi mi credete, vero? Mi credete, vero? Quando lo dico perché quando dico queste cose non me le invento, ma perché il mio cuore è dolorante nel vedere
questo cristianesimo messo sotto i piedi da religiosi, farisei e cattivi. Ma torniamo al testo e basta. Torniamo al testo. Ma il centurione che risponde: seguitemi. Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Signore, no, non venire. Non venire a casa mia. A me mi fa piangere questo. Il centurione dice: non venire a casa mia, perché io sono un romano, non sono degno che tu entri in casa mia. Fratelli e sorelle, ma non ci tocca in profondità questa umiltà di quest'uomo, che doveva essere invece un uomo duro e doveva dire: sì sì, vieni a casa mia, io sono un comandante romano, e quindi ti pare, vieni. Disse: non entrare a casa mia, dice un cantico, non entrare in casa mia, perché io non sono degno. Oh Signore, dacci questi sentimenti a tutti quanti invece di parlare. Chi è degno? Chi è degno? Si faccia avanti e mi scriva su Facebook, spero che qualcuno esca fuori di faccia e non di alle spalle, e mi scriva: lui è degno, tu non sei degno, e ne parleremo magari, chissà. Chi è degno di ricevere Cristo se non forse per la grazia del Signore, fratelli e sorelle, per l'amore di Cristo che si manifesta ogni mattina? Grazie sorella Joy, non t'affliggere, ma è così, stiamo pregando, gloria a Dio. Ma quando un popolo, dei credenti stanno pregando, vengono attaccati, non vi dovete sconcertare, l'inferno attacca. Allora non entrare, no, non entrare in casa mia, no, sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servitore sarà guarito. Fratelli miei, questa è fede, fratelli miei, questa è fede. Non entrare a casa mia, non venire perché io sono un peccatore, no, ma di una parola e il mio servitore sarà guarito, gloria a Dio. Bello, no? Oh, romano duro, lo ripeto, cuore duro, però si è ammorbidito, ha riconosciuto in Gesù il figlio di Dio. Alleluia, il figlio di Dio. Quante persone oggi hanno il cuore duro, devono, anch'io per carità, il cuore di pietra, possa il Signore mettere un cuore di carne che ama, che veramente cerca il Signore con tutto il cuore. Oh, lui dice: ma io lo so questo, io so come funziona, perché io ho persone sopra me e se mi comandano qualcosa io lo devo fare, ma ho anche dei soldati sotto di me, e se io gli do un comando, guardate che è bello, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. E lui dice, bellissimo, mi state guardando, è bella, la parola è bellissima. Lui dice: guarda, io ho dei soldati anche sotto. Se gli dico a un soldato va, lui va. Se gli dico vai da quell'altra parte, lui va, perché io sono il comandante. Che cosa vuole dire il centurione? Vuole dire a Gesù: tu sei il Signore della gloria, tu sei il figlio di Dio, e se dici una parola, quella avviene. Ci siete? Sveglia. Ci siete? È potente, fratelli e sorelle. Io lo so, se io do un comando, quello succede. Allora noi vogliamo avere questo sentimento, fratelli e sorelle, di quest'uomo. Oh, benedetto sia il nome del Signore. E Gesù, udito questo, dice la scrittura, ne restò meravigliato. Ah, ma allora le cose al tempo non andavano così bene, perché se leggiamo bene i Vangeli
No, no, Gesù non era molto popolare, sì, le folle, ma poi scappavano. Abbiamo detto l'altra volta che rimasero solo i 12 discepoli. E disse Gesù, non ve ne volete andare anche voi? Gesù veniva, c'era, voglio dirvi qualcosa, intorno a Gesù c'era l'andirivieni, folle e poi sparivano. Andavano per i pesci, ricevevano e poi sparivano, in continuazione. Ma perché oggi non succede la stessa cosa, purtroppo? Si accostano al Signore certe persone e poi dicono, ma è meglio che me ne torno indietro, vanno e vengono. No, non ci dobbiamo sgomentare. Gesù di fronte a Gerusalemme rimase solo sulla croce. Chi c'era con Gesù? Vediamo un po'. Due malfattori, due briganti erano sulla croce con Gesù e sotto pochi discepoli smarriti e tristi, tanto che dopo che Gesù è morto se ne andarono. Pietro per primo dice torniamo al nostro vecchio lavoro, tanto tutto finito. Fratelli e sorelle, rimanere con Gesù non è sempre semplice, c'è un costo da pagare, ma Dio ci dia grazia di stare accanto con Gesù. Oh, io vi dico che non ho mai visto nessuno in Israele, non ho trovato una fede così grande. Gesù che rimane sorpreso di un soldato romano che dice certe cose. Fratelli, che bello che Gesù rimane stupito se noi abbiamo fede in Lui. Sapete che il cuore del Signore si rallegra quando ci vede fiduciosi in Lui. Quando ci lamentiamo, viene, ci accarezza, però si dispiace. Ma Lui vuole che abbiamo fede in Lui. Oh, non ho trovato in Israele nessuno come costui. Non ho trovato una fede così piccola, no, una fede così grande. Non entrare in casa mia, sono un peccatore, ma di una parola e il mio servo guarirà, gloria a Dio. Di una parola, e vogliamo anche noi stamattina, con i nostri bisogni, quanti ci seguono, dire al Signore, Signore, di una parola e allora il miracolo avverrà, alleluia, perché nella parola del Signore c'è potenza, c'è autorità, c'è liberazione nella parola di Dio. Coraggio, fratelli miei, fa caldo, lo so, ma c'è liberazione. Questi giorni io ho alternato nella mia vita momenti difficili e momenti di vittoria. Ehi, guardatemi un po', mica va tutto male, sa? No, no! Perché se no voi dite, ma tuo fratello tutti... No, no! Io ho avuto delle vittorie potenti da lunedì! Abbiamo avuto una riunione di preghiera particolare e io sono anziano di questo, non è che sono un giovincello. Abbiamo avuto una serata e il Signore a me ha toccato potentemente e da quel giorno ho avuto attacchi, ma gli attacchi mi hanno fatto il solletico, sono passati e sono andati via, non mi hanno fatto il male come faceva nel passato. Perché? Perché quando ricevi la benedizione del Signore tu affronti la vita meglio, gloria a Dio. La vita cristiana è la sorella Joy, gloria a Dio, quando c'è la qualcosa dentro, è da lunedì, vi voglio dire, ho avuto anche vittorie, vittorie e vittorie meravigliose. Allora non siamo dei perdenti, ma siamo dei vincitori in Cristo Gesù, gloria a Dio. Lo voglio dire con tutto il cuore questa mattina. Sì, non ho trovato in nessuno. E vi dico che molti verranno da Oriente e Occidente e si metteranno a tavolo con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli.
molti verranno e quando Gesù ritornerà si metteranno a tavola con Isacco, Mosè, io aggiungo, altri, se Davide, altri a tavola e mangeranno. Chi sono questi? Il centurione. Il centurione romano, proprio quelle persone più bistrattate, quelle persone meno calcolate, si siederanno a tavola con Gesù e con i credenti dell'Antico Testamento e poi dopo. Voglio dirvi qualcosa di molto importante. Il Signore non guarda la santità nostra personale. Il Signore guarda il nostro cuore e la nostra sincerità e noi ci confrontiamo con Lui e noi un giorno umilmente vogliamo sederci a tavola con i credenti. Amen. A tavola. Chi si vanta oggi di qualcosa sbaglia, perché chi si vanta, è scritto, si vanti in Cristo Gesù. Gloria al nome del Signore. E mai fare del male alla fratellanza, mai fare del male pure. Io pensavo, lo devo dire, io sono sincero, ma pensavo che questi mesi di Covid, cosiddetto questa malattia, che ha tenuto a casa 2 mesi tutti noi, fosse un momento di riflessione anche della fratellanza. Qui in Italia sto parlando, non sto parlando altrove, non ho notizie. Pensavo che stando a casa magari, senza chiesa, senza vedere, un miglioramento. Magari esplodeva di più l'amore l'uno verso l'altro. Ma che? Niente. Come dicevamo col fratello François, l'altro ieri al telefono, lo tiro in ballo, chiedo scusa, peggio, si è diventati ancora più duri. Ma com'è possibile questo? Signore, perdona il tuo popolo, è vero, perdona il tuo popolo. Sì, si metteranno a tavola, sì, il centurione sarà a tavola con i nostri cari fratelli, ma qui c'è un monito, sto per concludere, non vi voglio stancare. Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridono di denti. Chi sono i figli del regno? È doloroso questo, è vero? Ma voi mi capite? I figli del regno sono coloro che hanno seguito il Signore per la carne, non per lo spirito. Non hanno seguito il Signore con umiltà, ma hanno seguito il Signore con la superbia, sentendosi superiore agli altri, per esempio, giudicando, facendo soltanto del male alle persone, non incoraggiando, non pregando l'uno per l'altro, no? Quelli lì come il fariseo era davanti, io sono il più bravo, il pubblicano stava giù, da lungi, non ardiva a guardare in alto perché si sentiva peccatore e si batteva il petto. Questo è il sentimento, noi siamo peccatori salvati per grazia. E meno male che il Signore l'ha detto, perché altrimenti sai quanti di noi avremmo detto, oh, io mi sono salvato da solo, ma alcuni lo fanno. Se non lo dicono, con le azioni lo fanno. Io sono stato bravo, io sono bravo, ecco perché il Signore mi ha salvato. No, è scritto che sulla terra nessuno è giusto. Nessuno è giusto. È soltanto per grazia, per l'amore del Signore. Gloria a Dio. Ma i figli del regno saranno gettati nello stagno di fuoco, nelle tenebre di fuoco, là ci sarà pianto e stridor di denti. Sapete che nella parola di Dio è scritto, anche in Apocalisse, che molti non entreranno nel regno dei cieli. Io non voglio, personalmente voglio dire, Signore perdonami stamattina, ma io voglio stare con te, perché
perché hanno vissuto una vita cristiana carnale, carnale, carne, non spirituale, e non entreranno. Signore, io ho profetizzato, Signore, io ho predicato, Signore, io ho cantato, Signore, io ho fatto questo, io sono, sapete, no? Signore, non chi mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, gloria a Dio. Non è le prediche. Una volta, tanti anni fa, un pastore si presentò a un comitato di fratelli che doveva discutere e disse, sapete, io, si ricordava tutto, io ho fatto già 5.000 prediche. Si ricordava anche il numero, io non mi ricordo manco quello che è successo ieri. Io ho predicato 5.000 prediche, e lì erano tutti i pastori, gli dissero, fratello, ma che ci porti il conto delle tue prediche? Che interessa a noi questo? E così è con il Signore. Io ho predicato, io ho cacciato i demoni, andate via, operatori di iniquità. Bene, fratelli e sorelle, andiamo al punto bello. E Gesù disse al centurione, va e ti sia fatto come hai creduto. Queste parole sono per te, per te, per te, fratello, sorella, per te che ci segui. Ah, abbiamo parecchi che stanno seguendo. Va e ti sia fatto come hai creduto. Come hai creduto? Hai creduto in Cristo? Hai creduto nella liberazione? Va e ti sia fatto come hai creduto. Bellissimo! Perché vedete, una parte tocca a noi. Una volta mi ricordo, tanti anni fa, c'erano credenti che dicevano, ma se il Signore vuole che mi aiuta, io sto qui e l'aspetto. Sì, sì, ma sono 40 anni, quindi ne so parecchie. Aspetto, aspetto, aspetti, aspetto. Dobbiamo pregare e dobbiamo credere nel Signore. Amen. Va come ti sia fatto, come hai creduto. Vedete quanto è importante credere e la parola. Se io dico parole negative non succede nulla, ma se dico e credo in Gesù, il Signore dice vai tranquillo che ti sta accadendo. Infatti il servitore fu guarito in quella stessa ora. Alleluia. Come lui ha parlato con Gesù, Gesù gli ha detto vai, ti sia fatto come hai creduto, in quell'ora il servitore fu guarito, gloria a Dio! Io penso che questo episodio ha fatto scalpore fra i romani soldati. Gli avranno detto i loro commilitoni, ma come sei andato da Gesù? Sono convinto che il centurione è diventato un testimone dell'Evangelo, di Cristo. Sei andato da Gesù, ma tu sei un romano, non dovevi farlo. Ma lui era andato perché aveva bisogno, non aveva più autorità su quella malattia, era disperato, ma ha trovato la persona giusta in Cristo Gesù. Questa mattina, noi qui e quanti ci seguono, abbiamo la persona giusta fra noi, in casa, negli ospedali, se c'è qualcuno, ovunque, sul pullman, in macchina, dove sei, tu hai Gesù. Invoca il nome di Gesù, credi in Cristo e tu vedrai il miracolo accadere. Alziamoci in piedi, gloria a Dio, sia benedetto il nome del Signore. Alleluia, alleluia, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria al nome del Signore. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. I miracoli avvengono anche oggi nel nome potente di Gesù. Gloria al nome santo sei, Signore. Grazie. Chi vuole fare una preghiera? Coraggio. Gloria a Dio. Grazie, Signore Gesù. Oh, meraviglia di Dio, meraviglia del Signore.
meraviglia del Signore. Oh, alleluia, gloria a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Dio. Gesù, grazie del tuo amore per me. Alleluia, tu sei liberatore, tu sei liberatore. Gloria a Dio. Sorella Francesca, una preghiera col microfono. Grazie Gesù. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Santo, santo. Gloria a Dio. Santo, gloria. Santo, santo, tu sei Signore nostro, Dio nostro, glorioso e meraviglioso. Gloria. E ti vogliamo ringraziare e benedire ancora in questo giorno, Signore. Amen. Per quello che tu ci hai dato, Signore, ancora in questo giorno, Signore santo, ti vogliamo ringraziare, gloria, Signore, perché la tua parola, Signore, è scesa nei nostri cuori, oh Signore, è scesa nei nostri cuori, gloria, Signore, la Dio. Vogliamo ritenere, oh Signore santo, perché sono perle, Signore, perle preziose che rimangono, gloria, Signore, nella nostra vita, e perché è fonte di acqua viva, Signore santo. Benedicilo, Signore, benedicilo ogni giorno, gloria, Signore, e che veramente, Signore, possiamo ogni giorno, Signore, ritornare a te, Signore, e rinnovare quel dono prezioso, la tua grazia, Signore, la salvezza che ci hai donato, alleluia, Signore, perché abbiamo bisogno di essere rinnovati di dentro e di fuori, oh Signore santo. Alleluia. Grazie, Signore, ancora ti preghiamo per tutto il tuo popolo, Signore. Amen. Risveglia, Signore, il tuo popolo, Signore, fa gloria che ognuno, Signore, possa, Signore, ricercare dentro se stesso, Signore, la propria condizione, Signore, perché noi vogliamo avere pace, pace con te, oh Signore, essere tuoi, tuoi e appartenerti, oh Signore, stare all'ombra delle tue ali, oh Signore santo, e non riguardare a questo mondo, ma riguardare soltanto a te. Benedici ogni cosa, guida tu ogni cosa, benedici gli ammalati del tuo popolo, la gloria chiesa tutta, Signore, quanti sono presenti e quanti non, amen, sono potuti venire, Signore, amen, ancora le nostre sorelle, Signore, che sono in un momento di lutto, di cordoglio, Signore, ancora benedicelo, amen, Signore santo, e ancora, Signore, ti preghiamo per Giuseppe, il marito, amen, di della sorella Concetta, Signore, amen, santo, che possa il suo cuore, amen, rivolgersi a te, amen, Signore, amen, santo. Gloria al tuo nome, tu sai ogni cosa di quest'uomo, amen, Padre. Tu lo ami, oh Signore santo, che, amen, lo Spirito Santo possa veramente suggerire parole di vita eterna, oh Signore. Gloria al tuo nome. Amen. Ancora, Signore, Elisabetta, la mettiamo nelle tue mani, Padre. Amen. Benedicila, amen, Signore, amen, e che, Signore, veramente si apra a te con tutto il suo cuore, oh Signore, amen, perché tu, Signore, la ami, Signore, di un amore eterno. Grazie, grazie, grazie. Ti ringraziamo ancora per Rita, Signore, amen, ancora dovrà viaggiare in questo giorno, amen, Signore santo. Tu sai ogni cosa, aiutala, Signore, lei, la sua casa, il suo marito, amen, sì, i suoi figli, Signore santo, benedicili, benedicili, Signore, perché hanno bisogno di te. Grazie con tutto il cuore per ogni cosa, per questa mattina, grazie, per questo culto, Signore. Grazie, grazie, accompagnaci nelle nostre case, amen, Signore, e rimani con noi. E tutto questo nel nome prezioso e santo di Gesù, il tuo figlio, che, amen, tu hai benedetto in eterno. Amen, 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 amen. Vogliamo cantare il 152, Io ti amo nell'amore del Signore? 152, fratello Eric, puoi passare con l'offerta, grazie. Fratello Eric, grazie. 152, Signore, ci dia grazia di pagare le nostre spese. Chi può, sia generoso. Io ti amo nell'amore del Signore. Io ti amo nell'amore del Signore, perché vedo in te la gloria del mio Re. Io ti amo nell'amore del Signore, ti ricevo nell'amore del Signore, ti ricevo. Perché vedo in te la gloria del mio Re, io ti amo nell'amore del Signore. Io ti servo nell'amore del Signore, io
servo nell'amore del Signore. Grazie Signore, grazie, grazie, grazie. Io volevo ringraziare tutti voi che siete qui fedelmente e voglio dirvi qualcosa, anche se in diretta, ma sono notizie che molte chiese in Italia, quelle più piccole e quelle più grandi, sono affaticate. Molte hanno chiuso per mancanza di soldi per pagare l'affitto e quant'altro. Per esempio a Catania, nella città di Catania, 10 chiese sono state chiuse perché non era più possibile pagare. Ora qui il Signore ci sta dando una mano, devo dire la verità. Però forse possiamo fare di più e tenere a mente che è buono, se il Signore vuole, che noi teniamo aperto il locale. Che dite voi, siete d'accordo? Avete desiderio? Perché stanno venendo, oggi è capitato così, ma stanno venendo anche persone nuove, il Signore non sappiamo. Quindi preghiamo per questo, che il Signore ci provveda ogni cosa. Bene, poi il 15 agosto mi è stata fatta una proposta per una cosa particolare che ora non vi dico perché voglio parlare meglio. Non so il 15 quanti di voi sarete disponibili. È un sabato. Perché dovrebbe venire un fratello ospite il 15 sabato. Chissà, va bene, io intanto ci preghiamo, d'accordo? Va bene, preghiamo per questo. Signore, ed ora accompagnaci alle nostre case con la tua benedizione e la tua consolazione, la pace di Cristo sia con noi. Grazie Signore per ogni cosa, nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Pace a tutti, pace. Pace a tutti cari fratelli, signori. Pace, pace. Gloria a Dio, coraggio, pace, pace.